Siamo qui come al solito al 19° rinvio di sfratto, a me e la mia famiglia. Grazie alle promesse della gente come la Lega o signor Salvini che diciamo si lava la bocca dicendo di aiutare il popolo, ma il popolo si aiuta partendo dal basso. E quindi voglio lanciare questo messaggio di lottare e aiutarsi persone, comitati e gente comune come noi a vincere questa guerra, perché è proprio una vera guerra al diritto della casa e dei diritti umani. Sono una persona che ha trovato la soluzione a un grave problema abitativo, un'emergenza abitativa dovuta al fatto che ho perso il lavoro e conseguentemente anche la casa. Non avendo dei titoli particolari per entrare nelle graduatorie in situazioni di emergenza, quindi non avendo disagi fisici, mentali o sociali, mi è stato detto che la mia posizione in graduatoria sarebbe sempre stata irraggiungibile, perché avrei sempre avuto delle persone più disagiate di me che mi sarebbero passate davanti. Questa è stata la cosa che mi è stata detta anche dopo due tentativi di ricorso, di spiegazione di questa cosa, e a questo punto ho conosciuto il comitato di abitanti di San Siro e in questo momento il mio problema è stato risolto da questo comitato, che è composto da italiani e da stranieri che si aiutano nel difendere il diritto alla casa, nel cercare di darsi una vita dignitosa dove le condizioni economiche che potevano garantirla sono venute meno. Spiacevole, particolarmente spiacevole la campagna che vuole fare Salvini, a mio avviso, perché tutte le volte che la Lega, e in questi ultimi anni sono stati anni di governo per lei, ha dovuto gestire problemi come i problemi della sicurezza nelle case popolari, come i problemi delle emergenze abitative, si è sempre schierata dalla parte di chi questo problema lo stava creando, senza ricordare tutti gli scandali in cui si è imbattuta. Comunque la sua analisi del problema dell'immigrazione è un'analisi completamente cieca, che non tiene conto delle cause che generano i flussi migratori. E come ultima considerazione direi che se è così vero che la Lega vuole difendere i milanesi e gli italiani, perché non ha fatto nessuna iniziativa come quella di questo comitato? Io vivo in una casa che è occupata, ma che è abitata da gente pulita che esce, va a lavorare, manda i figli a scuola e cerca semplicemente, attraverso i meccanismi del mutuo soccorso, di garantire quello che le istituzioni preposte non fanno, fondamentalmente perché sono sprofondate nell'incapacità e nella corruzione. Se non fosse stato per i migranti, che sono parte integrante del comitato e che vengono a lottare insieme a noi e a difendere le altre persone dagli sfratti e dalle ingiustizie, io e mia figlia saremmo in mezzo a una strada. Sicuramente non ci avrebbe aiutato Salvini della Lega o la Lega in generale, perché è la Lega che ha gestito l'ALER così male da far sì che una domanda d'emergenza di una madre sola con una bambina venisse ignorata. E chi mi ha dato una mano è stato il comitato, che è fatto di migranti e di italiani insieme che si battono per dei diritti umani, come quello di abitare una casa, specie se la città è piena di case vuote, che stanno lì a fare niente. E non può esistere una casa vuota e una persona in mezzo a una strada, è una cosa assurda. La Lega è un assurdo che campa sull'ignoranza della gente, sulla paura che ha la gente del migrante. Ma siamo tutti migranti alla fine, voglio dire. Quando il nostro governo ci fa scappare, noi diventiamo migranti. Quindi non è che non ce la si può prendere con loro, bisogna prenderla con chi genera i casini per cui una famiglia o una persona deve scappare dalla sua terra. Ciao, sono Daniele. Io ho perso il lavoro 4 anni fa, di conseguenza ho perso la casa.
e le uniche persone da cui ho avuto aiuto sono i ragazzi del comitato abitanti San Siro. Grazie a loro sono riuscito a rimandare per un po' di tempo lo sfratto e anche adesso mi aiutano a sopravvivere nonostante sia senza reddito, grazie anche alla bella legge che hanno fatto, per cui la pensione riuscivo a prenderla a 67 anni, se tutto va bene. In questi 5 anni che mancano non avrò nessun tipo di reddito. Sto cercando lavoro, ma naturalmente non si trova e sono praticamente in mezzo a una strada. Quando ho chiesto aiuto alle strutture pubbliche mi è stato consigliato di rivolgermi alla Caritas, nonostante io per tutta la vita ho lavorato e ho pagato tasse e contributi allo Stato italiano e non alla Caritas. Il comitato San Siro è un gruppo di ragazzi che si danno da fare, sono ragazzi di tutte le provenienze, italiani, stranieri, e tutti quanti ci si danno a mano per cercare di tirare avanti in questi momenti di crisi.